Una delle paure più comuni dell'essere umano è quella della morte. Molto più rara è la tafofobia, ovvero la paura di essere sepolti vivi. Una persona famosa affetta da questo disturbo fu Edgar Allan Poe, uno dei più grandi scrittori horror della storia. Poe affrontò il tema dell'essere sepolti vivi in diversi racconti del terrore: il barile di Amontillado, la caduta della casa degli Usher e la sepoltura prematura. Prima della medicina moderna, le possibilità di essere seppelliti anzitempo erano decisamente maggiori rispetto a ora. Si stima che a fine 800 almeno il 2% delle persone riesumate erano state sepolte in stato di morte apparente. Nel video di oggi vi parlerò di un uomo terrorizzato dall'idea di essere seppellito vivo. Il suo nome è Martin Sheets. Siamo all'inizio del 1900 a Terre Haute, in Indiana. Qui vive il protagonista di questa storia, Martin Sheets, un uomo d'affari molto ricco. La sua più grande paura è quella di essere sepolto vivo. Martin ha un incubo ricorrente, viene chiuso in una bara e non riesce né a muoversi né a urlare che è vivo, che stanno commettendo un errore. L'orribile esperienza onirica termina con Martin che ascolta impotente il rumore della terra che viene gettata sopra la bara. Martin Sheets non può più vivere con questa macabra ossessione, così decide di fare in modo che nel caso venga sepolto vivo ci siano i mezzi per sfuggire a una morte prematura. Martin fa progettare una bara che si può aprire dall'interno, in modo che, nel caso venga seppellito vivo, abbia la possibilità di fuggire. Naturalmente, aprire la bara per trovarsi sotto metri di terra non sarebbe una bella esperienza, ed è per questo che Martin compra un pezzo di terreno nel cimitero di Highland Lawn e fa costruire un mausoleo. Al suo interno fa installare un telefono con una linea diretta e riservata al principale ufficio del cimitero. In questo modo, uscendo dalla bara, basterebbe sollevare la cornetta per far accendere una spia nell'ufficio e far correre in soccorso qualcuno. Martin chiede infine, il giorno del funerale, di lasciare nel mausoleo una sedia a dondolo, del cibo e delle bottiglie di whisky. Tornare tra i vivi sarà semplicissimo, basterà aprire la bara dall'interno, alzare la cornetta e star seduto aspettando i soccorsi, mangiando un panino e gustando un buon whisky. Martin Sheets, rincuorato dalle misure messe in atto, muore con serenità e viene sepolto nella bara personalizzata posta all'interno del suo mausoleo. I dipendenti del cimitero tengono d'occhio la spia del telefono, non senza una certa dose di ansia e inquietudine. Passano i mesi, ma la spia del telefono rimane sempre spenta. 15 anni dopo il decesso di Martin, muore anche la moglie. La signora Sheets viene trovata sul letto con il volto terrorizzato e il telefono tra le mani. Tiene la cornetta così stretta che per rimuoverla dovranno romperle le dita. Gli addetti del cimitero aprono la porta del mausoleo per sistemare la bara della signora Sheets vicino al marito, ma quello che vedono li fa sbiancare e fa gelare loro il sangue. La cornetta del telefono è staccata e penzola nel vuoto. Se il video ti è piaciuto, metti un like, un commento, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se non verrò sepolto prematuramente, farò presto un nuovo video. Ciao!